In questo momento in Italia non esiste un'altra città, perlomeno una città grande, che fa delle cose alla pari di città di Napoli. E io ringrazio tantissimo questa giunta per tutti gli sforzi. Si fanno le cose senza risorse, ma intanto con una grande volontà politica, con una concretezza incredibile e soprattutto con umanità, che è una cosa rarissima oggi in Italia, e di questo vi ringrazio. Grazie. Dopo gli ultimi interventi di riqualificazione, il centro comunale Grazia Deledda nel quartiere di Soccavo si conferma come importante struttura pilota per gli interventi di prima accoglienza ed inclusione sociale delle persone Rom, con importanti ricadute positive sul territorio, a partire dal contenimento dei fenomeni di xenofobia, sfruttamento e abuso. Il centro, ristrutturato e dotato di nuove attrezzature, conta attualmente 70 ospiti, fra cui 25 minori, in buona parte provenienti dalla città rumena di Calarasci. Siamo molto contenti perché questa è la strategia, eliminare progressivamente situazioni indegne in cui le persone non possono vivere senza i servizi minimi e garantire strutture adeguate. Questo lo vogliamo fare per tutti gli abitanti della nostra città e tutte le persone in sofferenza. Siamo tutti abitanti di una comunità, ci dobbiamo tendere la mano, noi istituzioni cerchiamo di fare il massimo, anche abbandonate dalle istituzioni centrali, e ci stiamo dimostrando di essere una città che all'interno e nel cuore del Mediterraneo vuole costruire ponti di pace. Sono circa 4.000 le persone rom a Napoli, di provenienza sia rumena sia balcanica. Alcuni ragazzi che risiedono nei campi cittadini di Scampia e della zona orientale sono stati ricevuti questa mattina a Palazzo San Giacomo alla presenza, fra gli altri, del sottosegretario rumeno Ciprian Necula, del sindaco di Calarasci Daniel Stefan Dragulin e del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Napoli è prima di tutto una città greca ed è straordinario vedere come persone di culture e provenienze differenti trovano qui una casa. I Rom, soprattutto della Romania, sono arrivati da poco più di 10 anni. Cooperazione è la parola chiave. C'è bisogno del contributo dell'Unione Europea per migliorare la situazione di queste persone nel paese di origine oppure qui.